Ciao ragazzi, sono da Tarfone. Allora, come mi avevano chiesto tre ragazzi su quattro durante live, e ok. Queste sono quelle nascoste. Vabbè, le faremo dopo. Allora, cominciamo oggi la serie di StarCraft. Primissimo episodio. E purtroppo non riesco a registrare StarCraft 1 l'originale, perché Action non lo vede, in quanto la risoluzione grafica è molto bassa, non riesco a registrarlo. Fortunatamente ho trovato il mod di StarCraft 2 con tutte le missioni dell'uno. Quindi per cui faremo tutta la storia utilizzando il motore grafico del 2, per cui graficamente sarà assai carino. Volevo ritagliarmi nel frattempo mi sto muovendo in camera, un po' di tempo ragazzi, perché volevo leggervi. Per chi non ha mai seguito la storia, non si è mai interessato o non è mai riuscito a trovare documenti o comunque informazioni sull'universo di StarCraft, vi leggerò come è iniziato StarCraft. Partendo, visto che cominciamo con i Terran, proprio da loro. Allora, vi dico che sarà un po' lunga come storia. Magari ne faremo un pezzettino ogni volta. Cominciamo dal primo capitolo. Terrestri, il declino della civiltà occidentale. Anche se la tecnologia e la cultura si svilupparono molto rapidamente nel corso del XX secolo, le loro conquiste sembrano poca cosa, se confrontate ai terribili disastri che a esse seguirono. Prima della fine del XXI secolo, l'umanità assistette a un cambiamento improvviso e radicale del proprio pianeta. Incredibili nuove tecnologie si affacciavano nella vita di tutti i giorni, a un ritmo impressionante, offrendo un completo accesso ai computer più avanzati e alle informazioni più complesse perfino alle nazioni più povere della Terra. In seguito all'eradicazione del comunismo dalle nazioni dell'Est, moltissime armi nucleari finirono sul mercato a disposizione di stati senza scrupoli. La struttura del potere internazionale, fino ad allora basato sul potere militare e su quello finanziario acquisito in lungo tempo, venne stravolta dalla parerie di nazioni del terzo mondo in grado di rivaleggiare, sia economicamente sia militarmente, con quelle che erano allora le superpotenze mondiali. Mano a mano che la scienza genetica, la clonazione e l'impianto di arti cibernetici divenivano argomenti di discussione comune, nacquero dei gruppi di fanatici religiosi che cercarono in tutti i modi di contrastare le operazioni delle corporazioni private che gestivano questo tipo di mercato. Un elevatissimo numero di persone modificarono i loro corpi con elementi cibernetici, mentre altri iniziarono a mostrare i segni di mutazioni fisiche, con sensi più acuti del normale e capacità telepatiche molto sviluppate. Questi drammatici cambiamenti nello stesso DNA della razza umana causarono un panico incontrollabile nella maggior parte degli aderenti ai gruppi umani fondamentalisti. Mentre la tecnologia avanzava inarrestabile, anche la popolazione della Terra sembrava impazzita. Se alla fine del XX secolo il pianeta era abitato da circa 6 miliardi di persone, nel giro di soli 300 anni questa cifra salì fino a superare i 23 miliardi. L'inquinamento e la scarsezza di risorse naturali e di combustibili aumentarono il panico della popolazione, mentre i governi cercarono disperatamente di arrestare la crescita demografica dei loro stati. Si diffuse il sentimento di un'immane catastrofe imminente e la sovrappopolazione e le alterazioni genetiche crebbero sempre più in tutto il globo. Nel frattempo, i contrasti circa lo sfruttamento a fini economici della cibernetica e delle mutazioni genetiche raggiungono il massimo. Molte corporazioni e interi sistemi economici si chiusero in se stessi, isolandosi. Terribili atti di terrorismo e di violenza scoppiarono tra le corporazioni e le fazioni umaniste, portando ad azioni poliziesche di vaste proporzioni. Un'irresponsabile copertura di questi scontri da parte dei mezzi di comunicazione diede fuoco alla miccia rappresentata dalle popolazioni ormai disperate, e ben presto intere nazioni furono nel caos più totale. Alla fine di tutto, il precario equilibrio del potere mondiale cadde in frantumi, sfociando nel più totale caos. Visto che sono vari paragrafi e ci sono varie missioni, ragazzi, vi beccherete un paragrafetto per missione.
Lo so, sono bastardo, ma così almeno ve lo beccate tutti quanti. Salto la prima missione, che è la missione di tutorial. Ok. E partiamo direttamente dalla primissima missione, dove siamo nell'ufficio del magistrato coloniale al Marsara, nella colonia di Marsara. Tu zitta, buona, anzi aspettate un attimo che apro il cane, che così esce dalla camera e non rompe le scatole. Fuori, dai, giù. Rieccoci qua. Un attimo che carica. Nel frattempo, se avete domande e curiosità, ragazzi, chiedetemele pure, oppure se avete qualche idea su come continuare la serie senza rompervi le scatole troppo a livello culturale, magari faccio un video unico dove vi leggo tutto quanto il libretto. Adjutant online. Good evening, magistrate. I'll fill you in on what's been happening. Confederate traffic has increased substantially within the system due to the recent Protoss destruction of the Chao Sar colony. The Confederates have tightened security on all outlying systems, and it's likely that this colony will be locked down as well. An encrypted Confederate transmission came for you while you were at dinner. Replaying transmission. Greetings, Magistrate. I'm General Edmund Duke of the Confederate Security Forces Alpha Squadron. The Confederacy has quarantined this entire planet, and we'll proceed with a lockdown within 48 hours. You're to relocate your core colonists to the outlying wastelands. Now, I know there won't be any problems with these new arrangements. Transmission ended. I have contacted the local marshal, James Raynor. Raynor has agreed to meet your personnel en route and escort them to the new wasteland site. Ok ragazzi, praticamente i Protoss hanno annichilito e distrutto un intero pianeta. E se ne sono scappati. Sono spariti. Non sono scappati, sono spariti. Dopo aver distrutto il pianeta. Ovviamente le comunicazioni della Confederazione sono aumentate per i vari casini che sono successi. E il carissimo generale Edmund Duke, che è una merita testa di cazzo, e lo scopriremo più avanti perché, ci ha detto di starsene buoni e tranquilli. In sostanza. La nostra missione qual è? Trovare Raynor, costruire una caserma, una barracks, e addestrare 10 marine. Lo so che sembra una missione di... come si dice? È diciamo una seconda missione introduttiva, ok? Spero che ne valga la pena. Va bene. Can't believe we're being sent to the wasteland. These confederates think they can push anybody around. Certo. Sicuro, in marcia. Come potete vedere, le unità sono le classiche. Ok, con qualche modifica in più. Come potete vedere, gli hanno fatto la Orca Boy, non mi ricordo come si chiama questa unità. Dopo comunque la possiamo costruire senza Raynor sopra. Perché se qualcuno ha letto il libro, Jim Raynor ama tantissimo le Vulture, ecco come si chiamano, Vulture. Vi racconto questo aneddoto, ok? Ah, intanto voi andate qua e tu che sei riparato, riparali. Allora, ci sono alcune opzioni di StarCraft 2, ok, tipo la selezione dell'unità dell'armata, tutte queste cose qua, come ci sono alcune limitazioni. Se non erro, i lavoratori non possono lavorare nella stessa giacimento minerario, ma non vorrei dire una cavolata, ok. Adesso proviamo un attimo a farne un paio e vediamo, perché nel primo si poteva fare massimo di un lavoratore alla volta per giacimento minerario. Nel secondo invece hanno aumentato. E come potete vedere hanno messo il simbolino della Confederazione qua sopra. Ok. L'SCV, mandiamolo qua, vediamo se mina. Sì, possono minare lo stesso. Prima non potevano, si vede che questa l'hanno tenuta da StarCraft 2. Ta-ta-ta. Vabbè, qua hanno... lo so che in inglese, ragazzi, purtroppo in italiano c'era ma non completo.
Sarà un po' in italiano, un po' in inglese, però vabbè, dai. La storia ve la racconto io. Praticamente ci hanno mandato nelle parti fuori dalle colonie per controllare cosa cavolo sta succedendo e costruire, diciamo, un piccolo avamposto. Niente di straordinario. Vi racconto l'aneddoto perché Jimmy Raynor gli piace il Vulture. Nel libro, che si intitola I Diavoli del Paradiso, scritto da... aspettate un attimo che ve lo dico, finché tanto loro vanno avanti, che così vi racconto un po' di cavolate. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, questo lo spostiamo, che lo salviamo, e costruiamo già uno di questi. I bunker non possono tornare giù. Allora, il libro è scritto da William C. Dietz. Si chiama I Diavoli del Paradiso ed è rilasciato ufficialmente, riconosciuto anche ufficialmente dalla Blizzard, per cui è la storia di Raynor, ok? Da, diciamo, ragazzo a fino a quando è entrato nei Diavoli del Paradiso, che è collegato con la sua armatura nera in StarCraft 2. Praticamente, finito l'addestramento in caserma e tutto, hanno fatto una notte brava fuori dalla caserma, nella cittadina vicino alla caserma. Se volete, lasciatemi un commento nei messaggi, vi dico tutto quanto in maniera molto più precisa, rileggendo alcuni pezzi del libro. E scappando dalla polizia militare, ha preso un Vulture, che sono queste motorette qua, ok? E si è divertito tantissimo, e anche più avanti, insieme con Tychus Finley, durante rapine e altro, il suo mezzo preferito era quello. Ok, abbiamo finito la nostra primissima missione, cominciamo anche la seconda, giusto per raccontarvi qualcosina in più. E visto che siamo alla seconda missione, ok, finito il briefing della seconda missione, vi leggo il secondo capitolo della storia dei Terran. Queste informazioni, anzi, visto che bisogna premere un pulsante, ve le leggo adesso. Queste informazioni, vi ripeto, le potete trovare nel manuale originale, non so se trova qualche copia online o altro, di StarCraft 1. Il nuovo ordine. Il 22 novembre 2229, cazzo, tra un po' praticamente, venne fondata la Lega delle Potenze Unite, LPU. L'ultima incarnazione della visione di umanità unita, una volta propria dell'ormai defunta ONU. Questo nuovo ordine aveva il controllo totale del 93% della popolazione terrestre, da cui restavano esclusi solamente alcuni stati sudamericani particolarmente turbulenti. La LPU venne fondata con le basi teologiche del socialismo illuminato, ma non esitò mai a ricorrere ad azioni di stampo fascista per mantenere l'ordine nelle zone sotto il suo dominio. Dopo 8 anni di potere assoluto, l'LPU mise in moto il suo programma per unificare, per la prima volta e per sempre, tutte le culture planetarie in un'unica entità. Con grande sforzo vennero eliminate le ultime tracce delle differenze razziali e vennero stroncati i movimenti separatisti, mentre gli organi del governo centrale misero al bando la maggioranza delle più antiche religioni mondiali. L'inglese venne designato come linguaggio mondiale, a sostituzione delle numerose e ricchissime lingue nazionali, che vennero completamente proibite. Anche se ufficialmente le religioni vennero bandite dalla LPU, venne tollerato e quasi incoraggiato il cosiddetto culto della divinità uomo, un dogma semi-religioso che predicava la totale eliminazione di tutti gli umani modificati artificialmente o per via di alterazioni genetiche, per riportare la razza umana alla purezza del suo DNA originario. I membri più radicali della LPU sostenevano che le mutazioni genetiche, la tecnologia cibernetica e l'uso di droghe psicoattive avrebbero portato a una degenerazione non rimediabile della specie. I capi supremi della LPU elaborarono un piano per assicurare la continuazione dell'umanità nella sua forma originaria, liberata dalle tentazioni delle tecnologie più radicali. Mi ricorda, non so perché, Civilization Beyond Earth. Non sai perché. Sidestep any more surprises from our Confederate friends and we can keep them
away from those critters, they should have an easy time. Priority alert. Backwater station under attack by unknown alien organisms. Distress beacon activated at 0658. Alerting Confederate headquarters on Tarsanis. Stand by for incoming transmission. We've already received the distress beacon from Backwater, and we'll take care of it. You just sit tight. You'll be notified if there's anything we think you need to know. Damn! Listen, if we wait for Confederate reinforcements, that station's dust. I'll head out there now and do what I can. You send in some militia, and we'll save those folks. Trust me. Praticamente Reno ci dice che i coloni sono al sicuro da lui, che gli copre le chiappe lui. E nel frattempo arriva un allarme dalla Blackwater Station, che sono sotto attacco da un'entità sconosciuta, e il Dominio, come al solito, non la Confederazione, giusto, il Dominio. E... era il Dominio o la Confederazione? Cazzo, non mi ricordo più. Vabbè. E... gli dice di stare tranquilli, che ci pensano loro. Reno fa, oh sì, ora che aspettiamo la Confederazione... la stazione è andata perduta. Cazzo, sembra l'alieno di Prometheus. Quel corpo lì per terra. Stazione Backwater, i cittadini innanzitutto. Ah, come no? Che fighi che sono i Marine. Glad to see you boys. Time to kick some serious butt. Ah, che bello. Allora, intanto costruiamo un po' di cose. Ti stavo aspettando. Possiamo fare il firebot. Il medico, l'accademia, ah già è vero, perché il sistema di sbloccaggio delle tecnologie era leggermente diverso. Dove sta l'accademia? Eccola qua, officina bellica, che penso sia considerata l'accademia. Adesso vediamo comunque. Quanti erano fighi i romani. E quanto lo sono ancora fighi i piromani. Vabbè ragazzi, non c'è bisogno che vi spiego come funziona. Bisogna raccogliere le risorse. Abbiamo i minerali, il gas Vespene, che è qui. Ok. Allora, i minerali sono hanno una fine, finiscono. Gas Vespene lo si può estrarre in due modalità. Rimanente sono 5.000 unità. Poi lui finisce... E invece di generare, mi pare che ogni consegna sia 3 o 4 unità, ne genera una sola e continua a generarla. Per cui, tra virgolette, il Vespene è infinito. Tra virgolette. Cala la produzione. In StarCraft 2 finisce completamente. Qua invece, se hanno mantenuto la cosa base, non cala. Cazzo, no, non è l'Accademia questa. Vabbè, facciamo un qualche marine. Tu intanto fammi a minare qua. Vai di potenziamenti. Intanto noi cominciamo a muoverci. Allora, qua si possono mettere giù le mine, che dovrebbero, esatto, piantarsi a terra dopo un pochettino. Ricerchiamo anche questa, te vai qua e cominciamo ad estrarre il... Allora, intanto facciamoci... Minerali insufficienti. Il cosa di la il keybind per i gruppi. Cazzo, quanti sono? Attenzione,
Non me li ricordavo così tanti, cazzarola. Mitzega. Non me li ricordavo così tanti. Ripariamo Jimmy, va. Ah, e le riparazioni ovviamente vi costano risorse. Minerali insufficienti. Solo che non vedo i depositi come siamo messi. Vabbè, intanto semmai ne faccio uno dopo. Bon, perfetto. Anzi, facciamone uno adesso. Dai, arriva a 100. Vabbè, cancelliamo uno, problema risolto. Ricordatevi, se giocherete all'1 o comunque avete il 2 e giocate all'1, vi metto comunque il link di dove ho trovato la mod, che i depositi non scendono, per cui se costruite qua il vostro CCV si può incastrare qua dietro, state all'occhio. E sì, non mi metto a fare due officine belliche finché ho solo due potenziamenti, che sarebbe giusto fare due officine belliche per potenziare in contemporanea entrambi. Intanto qua cominciamo a finire i giacimenti. Dai, che culo, non si è incastrato. Boh. E questo è il vecchio Crypt Colony di StarCraft 1, che vi farò vedere quando giocheremo le Zerg, che vi spiegherò come funziona. E questa, ragazzi, è l'Accademia. L'Academy dei Fantasmi, la, tra virgolette, l'hanno sbloccata adesso. Ok. E questi sono i Firebat Nidolite. Visto che tra virgolette il gioco risente dell'espansione di non so se c'è dell'espansione di StarCraft 1 o comunque del di StarCraft 2, si sblocca subito i medici, cosa che non in teoria non avremmo. C'è un potenziamento in più, come potete vedere, perché ha giocato a StarCraft 2, e chi non ha giocato a StarCraft 1, la ricerca dei proiettili all'uranio impoverito 238. Praticamente aumenta di 1 il range d'attacco del Marine. Qua ci sarà portata 4, vedrete che dopo ci sarà scritto portata 5. E quanto sono belli i lanciafiamme. Sono tutto orecchi. E sono praticamente, non dico quasi incalabili, ma ci manca poco. Anche perché mettendoli dietro a supporto il medico, cioè diventano veramente incalabili. Noi ci spostiamo avanti la nostra... Ah, ma qua ce ne erano già due. Va bene, fa lo stesso. Selezioniamo anche... Allora, selezioniamo una, 2, 1, 3, control 2, sempre su Raynor. Ok, adesso appena questa va su Raynor, crolla lì. Quanto sono grossi i piromani, mamma mia. Cioè il piromano parte di salvato al pelo. Spostiamolo dietro, va. Piromane parte già di suo, ok, con un punto armatura. Per cui è bello grossetto, ragazzi. Allora, facciamo così, così e così. Come minerali insufficienti, dai, dai, dai. Ok, qua hanno provato ad attaccarci. Per cui, vediamo. Un gruppetto così lo porto giù. Ok. Anche i medici sono grossi perché partono con più in armatura per via del, tra virgolette, dello scudo. Boh. Allora, muoviamoci, praticamente dobbiamo andare a salvare la colonia. Ma quanti cazzo sono? Ok, scusate, quanti cazzo erano? Quelli che... gli umani...
conto esatto. Dal creep. Dal, sì, dal creep, dal... gli umani infestati. I Terran infestati. No, non si sono venuti dietro. Buon, perfetto. Noi andiamocene di qua, allora. Ricerchiamo lo steampack. Andiamo a salvare... no, il bunker purtroppo non lo salveremo. Ok. Non so se li ho uccisi, ma andiamo a controllare per sicurezza. Mettere davanti Firebat è assai utile, perché col discorso che hanno molta più armatura rispetto ai Marine, con dietro un medico non dico che sono incalabili, ma poco ci manca. Il problema è che se non hanno dietro il medico, che vanno giù. Che purtroppo i medici si sono bloccati qua dietro, ma vabbè, a me pazienza. Andiamo a pulire questa zona qua. Ricerca completata. Jim Raynor purtroppo è umano normale, mi sa, per cui non si può curare completamente. Questo dovrebbe arrivare fino a qua, esatto. Adesso tu dimmi dove cazzo sono passati questi stronzi. Qua c'è uno stronzo di Marine che ci riportiamo dietro qua nel bunker. E noi siamo quasi a posto. Quasi. Selezioniamo tutto quanto il coso. Qua ci sono dei lavoratori che non lavorano perché abbiamo finito le risorse. Ok. Dobbiamo praticamente distruggere una base Zerg qua sopra, una simil base. Perché non è formata completamente. Qua c'è il mondo di Zerglin. Ricerca, come potete vedere, non ne abbiamo altre. Saliamo su. Portiamoli su tutti. In questo modo facciamo il gruppo. Che palle! Fammi devi spiegare perché. Altro barbatruco, vediamo se... Ok. Tu vieni qua e cura. E tu mandali dentro lì. Ci salta il bunker, ci salta il bunker! Via, 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 via. Boh, l'abbiamo salvata. Minchia, l'abbiamo salvata al pelo, veramente. Ok, qua non c'è più niente. Vabbè, che cavolo è successo al centro di comando, bruciatelo ragazzi. Beh, praticamente ci hanno accusato di aver distrutto un'installazione della Confederazione, ci dicono che siamo in arresto, dobbiamo deporre le armi e... sì, e praticamente ce l'hanno messo nelle chiappette, detta in sostanza. Va bene ragazzi, per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, datemi consigli, suggerimenti, idee o altro, che sapete che l'accetto ben volentieri, e spero di oggi di lasciarvi un'altra puntata, se non altrimenti ci vedremo domani. Un salutone dal Tarfone e alla prossima, ciao ciao!